Eccolo, è in diretta. Diciamo direttamente, guardi, scusi, guardi, ho sottoscritto, guardi. Sì. Un bel vaffanculo. No, Fabio. Andrea, che facciamo? Che succede? Succede, facciamo la foto con una grande V di vaffanculo per il V Day numero 2. Il 25 aprile la faremo in Piazza Repubblica, forse anche un po' in Piazza Strozzi perché c'è un po' di casino, però è vero che si fa per tre giorni? Tre giorni, 25, 26, 27 aprile, venite a firmare per la libera informazione. Anche gli avvocati? No, gli avvocati no. O in Piazza della Repubblica o in Piazza Strozzi, da qualche parte. Anche i giornalisti? Anche i giornalisti? Quelli che non sono per Malone, si può? Quelli non Alti dei, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione della rivoluzione. Ci sei o non ci sei, ah, Alti dei, ci sei o non ci sei, serve una nuova soluzione, c'è troppa corruzione. Ci fai o ci sei, ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto, non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto. Un poliziotto spari a testa uomo, poi un mondo nuovo e sono qui che suono per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. Se tu sei di parte, sto dall'altra parte, perché sto connesso, io sto in disparte, perché parte in rete, scalcia come un muro, quindi ti concludo. Con un vaffanculo. Non credo alla politica, la situazione è critica. Sto disonore. È diventata cinica, pure la vita cinica. Ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. La voce di una massa di gente che non vuole più saperne della casta e avanza compatta gridando basta. Senti cosa dice? Allora me ne affa. Chi vuoi farmi ammassa e così per casa, chi con le pelle ti fa mandasse tutta rampa. Ma tanti questa volta la tempesta non passa. Senti cosa dice?